Cari amici, benvenuti a una puntata in più della Dolce Vita, il programma fatto da Accademia Michelangelo per te, che stai studiando italiano e che vuoi conoscere di più la lingua e la cultura italiana. Non c'è niente come fare un tempo di immersione totale ascoltando un nativo o un messicano con una buona conoscenza di italiano, parlando, chiacchierando su qualche argomento. Allora, in questa occasione noi abbiamo un'opportunità stupenda per parlare di un tema che piace a tutti, che è quello della cucina italiana. Il nostro invitato è un caro amico da anni, lo chef Massimo Valini di Bergamo, e adesso diamo il benvenuto al nostro amico. Quindi, Massimo, grazie per essere presente da noi. Prima di tutto, benvenuto. Grazie a voi, benvenuti a tutti, buongiorno, sono Massimo Vallini, chef italiano di Bergamo. Grazie Massimo. Parliamo un pochino per conoscere prima della tua città, della tua zona. Cioè, puoi raccontarci qualche curiosità della città dove sei nato? Sì, io sono nato in un paesino molto piccolo che si chiama Fara Gerardadda, è su un punto nel mondo, non si vede neanche in Google Maps, per così dirlo. È la provincia di Bergamo. Bergamo è suddivisa in due, cioè Bergamo Alta e Bergamo Bassa. Ci sono le mura veneziane che erano dei muri costruiti per non far invadere la città dal nemico. Non sono mai riusciti a invaderla proprio per questo motivo. Bergamo non è mai riuscita, nessuno è mai riuscito a invaderla. Bergamo Alta sto parlando, proprio per questo motivo, perché hanno fatto queste mura, le mura veneziane si chiamano, e con queste mura il nemico non poteva entrare nella città. Stupendo. E il rapporto tra i cittadini della città alta e la città bassa è lo stesso? Non c'è conflitto tra di loro? Non c'è tanto conflitto. La cosa è che quelli di città alta si sentono un po' più superiori perché la città vecchia e la città da lì è nata tutto il resto della città bassa. Stupendo. Senti, c'è il dialetto da te? Puoi darci qualche esempio? C'è un dialetto da me, anche parli italiano al 100% come lo parli tu, Gustavo. Se io mi metto a parlare in dialetto bergamasco, se non sei di Bergamo, non lo capisci. Posso fare qualche esempio? Tipo, Madre, che hai detto? lo ripeto, sto dicendo una ora. In italiano sono le 11 e 25 minuti. In bergamasco, che è l'idioma, è la lingua mia, Yerinde Hinte Ha un suono tipo come non so, del Hinke. tedesco, del Austriaco, austriaco. Perché? Perché tenemos la influenza longobardos. Il nord d'Italia, dove vengo io, abbiamo un'influenza longobarda dei vichinghi, per così, per quello che noi, se mi vedi, i miei occhi sono chiari, la pelle chiara, sì. i capelli sono chiari, per questo noi. Mentre quelli del sud d'Italia, da Roma in giù, per così dirlo, hanno l'influenza africana, quindi sono più scuri, hanno i capelli più scuri. Sì, noi siamo con l'influenza longobarda. Capito, capito. Però vi inserite bene con l'Italia, la portate bene con il resto vi sentite italiani? Sì, no, 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 sì, la parte che non si sente italiana è la parte di arriva, su, alla frontiera per Bolzano. Lì a Bolzano, oggi come oggi, nel 2022, se entri in una caffetteria, in un bar, perché là si chiamano bar, a chiedere un caffè e lo chiedi in italiano, ti può succedere che il barista ti dice: "Non ti capisco". Veramente. È incredibile. Sono italiani, è una regione italiana, però si sentono austriaci. E Ok. di fatto, se tu arrivi a Bolzano, non vedi scritto Bolzano in italiano e nel cartello, vedi scritto Bolzan in austriaco, nella lingua austriaca. Perché? Perché loro si sentono più austriaci che italiani. Invece a Bergamo non succede questo, anzi.
No, da noi no, da Bergamo no. A Bergamo è la regione Lombardia, non è Trentino Alto Adige. Capito. Siamo la regione che anche noi confiniamo con la Svizzera. Abbiamo l'ultimo paese, l'ultima provincia prima della Svizzera è la provincia di Como, che è attaccata alla provincia di Bergamo. Como, Bergamo, Varese, Lecco, queste sono le province che confinano. Le province della Lombardia che confinano con la Svizzera, col Canton Ticino. Come sapete, in Svizzera ci sono tre lingue: c'è la parte che va verso la Germania e come si chiama? Tedesco, la parte della Francia francese, e questa parte, la parte del Ticino che confina con l'Italia, parlano italiano. Ok, grazie per disegnare questa mappa. Salvador Bordoloni ti invia saluti, ciao a tutti. Grazie, ciao, benvenuto al programma. Senti, infatti voi avete qualche storia con l'unificazione d'Italia, no? Perciò è chiamata la città dei mille. È così? La città dei mille da dove viene? Da Giuseppe Garibaldi. Poi è stato Garibaldi con 1.000 persone, per quello la città dei mille. Perché praticamente sto signore, sto Giuseppe Garibaldi, ha unito l'Italia, lui con altre 1.000 persone, cioè era un esercito, per così dirlo, era un esercito di 1.000 persone. Okay. Quindi se c'è stata poi un'Italia come tale unificata è anche per la collaborazione dei Bergamaschi, voi siete stati Prima presenti. di Giuseppe Garibaldi l'Italia era divisa in casati, c'era il casato di Napoli, il casato di Roma, il casato di Venezia, il casato di Torino, c'erano vari casati, sì, l'Italia era divisa in 7-8 casati, si chiamano così i casati, era famiglia, come può dire, era un casato, non saprei tradurlo neanche in spagnolo questa parola, la verità. Ok. E poi finalmente vi siete unificati. Questo è Quando è interessante. arrivato Garibaldi ha unificato, praticamente ha fatto diventare l'Italia, Italia quella che conosciamo al giorno d'oggi. Stupendo. Mentre Ecco, prima grazie. non era Italia, era casato, il casato di Napoli, il casato di Roma, il casato di Venezia e così eccetera, eccetera. Perfetto. Bene, grazie per questo sguardo alla tua regione. E ora parliamo di te, della tua storia. Tu sei uno chef? Come ti sei deciso a prendere questa strada? Io sono chef da 32 anni. Ho studiato in una scuola che si chiama San Pellegrino, esattamente come l'acqua. Sia l'acqua San Pellegrino che la scuola San Pellegrino, scuola di gastronomia San Pellegrino, si chiamano così perché nel paese di San Pellegrino, che è la provincia di Bergamo, nella regione di Lombardia. Da lì, la verità, io all'inizio non volevo fare questa scuola, volevo fare il meccanico. E mia mamma, vengo da una famiglia di ristoratori, mia nonna faceva la pasta fresca e tutto, e non so, forse per vedere sempre loro fare la stessa cosa non volevo farlo. Mia mamma mi ha detto, ma te sei proprio tonto. Viene gente da tutto il mondo in questa scuola, tu ce l'hai sotto casa quasi. Andare a fare meccanico, mi ha quasi obbligato. Sì, e stavo molto arrabbiato con me, ero molto arrabbiato con mia mamma perché non mi ha mandato nella scuola dove io volevo all'inizio. Invece adesso ogni giorno della mia vita do grazie a mia mamma, do la grazie a mia mamma per avermi mandato a questa scuola perché con questa scuola, con una scuola di gastronomia, ho una maestria in cucina mediterranea. Ho avuto la possibilità di poter viaggiare molto per lavoro. Ho lavorato nell'hotel, nella catena di Holiday Inn, e la catena, bueno, la conosciamo tutti, l'Holiday Inn. Il mio lavoro era appunto questo, andare in ristoranti della catena e insegnare a fare la pasta fresca, a fare le palline della pizza, a fare la pasta della pizza e tutte queste cose. Quindi per questo motivo ho avuto la possibilità di viaggiare molto. Perché? Perché ogni 3 mesi mi cambiavano di locale, mi cambiavano di ristorante, no? La catena mi diceva, ok, qua già sanno fare tutto, vai a
all'altro hotel, mi davano il biglietto aereo e mi spostavo nell'altro hotel, ristorante. Hai visitato allora un sacco di posti nel mondo. Ho visitato un sacco di posti, quello sì, la verità sì. Ho Mi avuto dicevi la possibilità, perdon? quante nazioni dicevi che avevi, in cui sei Sono stato stato? in 40 paesi differenti, in 40 nazioni differenti. Ho visto quattro continenti, mi manca l'Australia e ho visto tutti i continenti del mondo. Un giorno ci andrò. Ah, certo, sì, così già potrai mettere il segno che hai visitato quel posto. Sì, che almeno posso dire ho visto tutti i continenti del mondo. Guarda, che bella esperienza. E hai visitato tutti questi portando quello che è proprio di te, la cucina italiana. Esattamente, cioè insegnando o facendo io la cucina italiana. E questo mi porta un po' a domandarti perché parlare della cucina italiana è parlare di tutto un mondo, infatti adesso si sta proponendo come un bene intangibile dell'umanità, non è ancora dichiarato così, ma c'è un movimento che venga riconosciuto come tale. Una volta parlando con te anni fa mi ricordo che mi dicevi che c'erano come quattro cucine basiche, ed evidentemente l'italiana è tra queste. Per un dilettante, uno che non sa su questo, puoi raccontarci questo panorama e perché a questo posto la cucina italiana? Io credo che la cucina italiana è arrivata a dove è. Io credo più che tutto per i prodotti, per il pomodoro, per la mozzarella, per l'olio, per il vino, per i prosciutti, per i salami, per i formaggi. Cioè, i nostri prodotti piacciono in tutto il mondo, sono riconosciuti in tutto il mondo, abbiamo una qualità molto alta dei prodotti. Anche se c'è da dire una cosa, molti prodotti, la prima qualità del prodotto non esce da Italia. Per esempio, l'olio d'oliva extravergine, al contrario che in Messico. In Messico, per esempio, il caffè, il più buon caffè, se vai in Europa o vai in Nord America. Mentre noi no, il prodotto migliore, la qualità resta nel paese. Sì, E importante. secondo me, anzi, secondo la storia, ma anche secondo me, più che secondo me, proprio per questo motivo, per avere questi tipi di prodotti, il famoso DOC, DOCI, denominazione originaria controllata. Che cosa vuol dire in poche parole? Che il nostro prodotto, per esempio, il parmigiano reggiano, sì, si chiama parmigiano reggiano perché? Perché viene da Parma, parmigiano Parma. Sì. Quindi se io produco, anche se lo faccio uguale, un parmigiano reggiano a Bergamo, sì, posso produrlo, ma non posso chiamarlo parmigiano reggiano. Sì, mi spiego. È già esiste. Come si chiama Bergamo nella nostra provincia? Non si chiama Parmigiano Reggiano, si chiama Grana Padano, perché sta prodotto in pianura padana, ossia in Bergamo dove sono nato io. E questo è un esempio, però tutto, il prosciutto di Parma, c'ha il DOC, denominazione di origine controllata. Lo dice già il nome, prosciutto di Parma. Perché prosciutto di Parma? Perché è fatto a Parma. Sì. Quindi cosa vuol dire? Il prodotto è garantito. Sì. Anche negli animali, il maiale che si usa per fare il prosciutto o la vacca che si usa per fare le bistecche, tutta questa cosa è prodotta nella zona specifica. Per quello abbiamo questi prodotti e si chiamano la denominazione di origine controllata. Sì, sono qui, sono qui. Allora, in questo senso, parlare di cucina italiana è difficile con tanta ricchezza e varietà. E potresti raccontarci se è suddivisa in zone
o c'è altra forma di organizzare la... Cioè come si parla di un mosaico così variegato che è la cucina italiana? Sì, in questo aspetto l'Italia è come il Messico, dove l'esempio più chiaro è Mole Poblano. Ok, Mole Poblano si fa a Puebla, però esiste anche il Mole a Veracruz, il Mole a Oaxaca, il Mole in Chiapas, in tutta la regione. Uguale. In Italia è esattamente la stessa cosa. Lasagna bolognesa, la lasagna bolognesa ovviamente dove è fatta? Lo dice già la parola, Bologna. lasagna bolognesa a Bologna. Sì, Certo. però se tu vai a Reggio Calabria e vai in un ristorante e chiedi una lasagna bolognesa, te la fanno? Ovvio che ce l'hanno. Sì, ogni regione ha i suoi prodotti tipici. Per esempio in Lombardia, dove sono nato io, a Bergamo, il prodotto tipico è la polenta. A Napoli il prodotto tipico che è nato lì è la pizza. A Bologna il prodotto tipico è la pasta fresca con la salsa bolognesa. A Firenze, per esempio, la fiorentina, che è una carne di 1 chilo cotta molto poco, dentro ancora rossa, proprio rossa rossa. Sì, dove voglio arrivare? Città o regione, meglio detto, ogni regione d'Italia ha i suoi i piatti tipici. Ovviamente, comunque, tutte le regioni fanno tutti i piatti. Se vai in Calabria, non è che non trovi una pasta al pesto perché è di Genova. Sì, l'hanno inventata a Genova, però te la fanno anche a Reggio Calabria o a Palermo o al sud Italia. Ok, e questo quando tu lo studi ti fanno così, oggi vedremo del sud, di cucina del sud, del centro, solo Noi come qua, corsi. noi in Italia studiamo questo per regioni, sì, lo facciamo regione per regione, non so, questo mese regione Lombardia, prossimo mese regione Toscana, prossimo mese regione Umbria, e si studiano tutte le regioni per ogni regione i suoi piatti tipici, e quello che impariamo è la base, e così. Un'altra differenza che ho notato lavorando nelle scuole qui in Messico e lavorando nelle scuole e lavorando in Italia, così i piatti ovviamente che in Messico si chiamano piatti, come posso dirti, famosi, non famosi forse non è la parola giusta, però i piatti più riconosciuti, cioè, e si fanno nelle ultime sezioni, negli ultimi 2 anni di scuola. In Italia gli stessi piatti vengono fatti i primi anni di scuola, perché ovviamente in Italia la cucina italiana è la prima che vanno a insegnare, mentre qua in Messico la prima cucina che insegnano giustamente è la cucina messicana, Ma stando in certo. Messico. E poi se ti domando di tutta questa varietà, prima di tutto, qual è il tuo piatto favorito? Insalato? Qual è la cosa che godi di più cucinando? Io ho 2 piatti preferiti, la lasagna bolognesa e i gnocchi e 4 formaggi. Ovviamente le due preparazioni delle paste fatte in casa, sia i gnocchi che la pasta della lasagna fatte in casa. Questi Certo. sono i miei 2 piatti preferiti di salato. Io ricordo gli gnocchi che tu facevi qua al tuo ristorante, veramente me ne mancano Li stiamo tantissimo. facendo anche qui in Monterrey, adesso che... Ah, mi sono dimenticato di dirlo, Rita, adesso non sono più a Puebla, mi sono trasferito a Monterrey sempre per lavoro, mi hanno contrattato come chef esecutivo di questi ristoranti e adesso sono in un ristorante di Monterrey. Guarda, questi sicuramente che è stato nel tuo ristorante dove ho imparato ad amare questo piatto e sono buonissimi. Gli gnocchi quattro formaggi sono tra le cose favorite della cucina italiana per me. E poi del dolce, qual è il tuo favorito? O quali sono i tuoi favoriti? Allora, del dolce ho un favorito che mi piace fare, che mi piace anche mangiare, però preferisco farlo, che è il tiramisù, che non è che non mi piace mangiarlo, ma non è il mio preferito, è il mio preferito da elaborare, è quello che mi piace di più da fare. E il mio preferito in assoluto sono i cannoli siciliani. Non so se Buoni. conoscete i cannoli.
viene con un ripieno di ricotta, pezzettini di cioccolato e frutta candita. È un dolce tipico della Sicilia. Cannolo siciliano, ovviamente, viene da lì. Per me quello è il massimo dei dolci italiani. Quindi per Ovvio. mangiarli questi cannoli e per cucinarlo. E produrre il tiramisù. Ok. Una Io cosa avevo. molto curiosa del tiramisù: il tiramisù non si cucina, è tutto in freddo. Ci sono vari ingredienti, c'è l'uovo, il mascarpone, il caffè, i savoiardi, però tutto viene freddo, non, tutto viene crudo, non si cucina. È una curiosità del tiramisù. Okay. Ricordo anche quando tu facevi i corsi di cucina italiana per gli studenti di accademia e abbiamo avuto questa opportunità di condividerne alcuni. E questo è interessante. Vedere il processo, anche la tua pazienza, come stavi insegnando alle persone. A te piace insegnare la cucina? Sì, a me veramente. E insegnare non è così tanto tempo come sono chef, perché ovviamente ho incominciato a insegnare molti anni dopo, anche se già sono 13 anni che insegno, che non sono pochi, però diciamo che la mia carriera di insegnante è arrivata dopo. Beh, ovviamente è arrivata dopo l'esperienza, quando ho avuto abbastanza esperienza per poterli fare io, ho potuto azzardarmi a cominciare a insegnare anche alla gente come farli. Ecco, allora c'è questo film Ratatouille che dice tutti possono cucinare, tu ci credi? Sì, io sì, ci credo, però gli aggiungo, tutti possono cucinare bene. Lì sì, non ci credo. Tutti possono cucinare? Sì. Tutti possono cucinare bene, lì potremmo parlare una settimana intera. Forse, Ok. quello che voglio dire, mettere un uovo nella padella o mettere una pasta, mettere qualsiasi cosa in padella lo possono fare tutti. Farlo bene, lì sì, che ci sarebbe una puntata solo per quello. Sicuramente tu potresti darci tanti consigli per come cucinare. Sarà interessante se gli amici che ci stanno guardando possono condividere i vostri piatti favoriti, quali sono, e oppure quali vorresti cucinare, imparare a cucinare. Questo sarebbe interessante di conoscere da voi. Vorrei domandarti una cosa, che stai facendo a Monterrey? Cioè, hai detto adesso, hai aperto questo tema, qual è la tua esperienza là? Qua a Monterrey, ristoranti italiani, sì, che cercavano un chef esecutivo con esperienza che poteva insegnare e mettersi come capo della cucina. Cercavano una persona con esperienza, e ovviamente cercavano un italiano, un chef italiano e tutto. E mi hanno fatto una bella offerta e ho deciso di cambiare città e venire a Monterrey a lavorare. In poche parole, qua io sono il chef esecutivo dei ristoranti. Un'altra esperienza, una bella esperienza. Bisogna stare attenti, fare un po' a botte, per così dirlo, con il caldo, perché qua non è lo stesso clima di Puebla, c'è molto più calore, però il corpo si adatta a tutto. Ci credo. Ma da quanti anni che sei qua in Messico? In Messico sono da 13 anni, 13 anni. La scelta di stare in Messico è molto facile. Mi sono sposato con una donna di Puebla, quindi che beh, tu Gustavo la conosci molto bene, mia moglie si chiama Barbara.
Infatti inviamo tantissimi saluti a Barbara. Buonissima persona, Grazie, bravissima. grazie. E quindi per questo ho deciso di stabilirmi in Messico. Ok. Parlaci un pochino della cultura, cioè per te, perché questo programma tenta di essere come questo ponte, questo dialogo tra la cultura messicana e la cultura italiana. Quindi anche per noi è bello sapere come ci vede, come ci guarda un italiano. Quali sono magari le curiosità, le cose che per te ancora ti fanno ridere della cultura messicana, cioè che ti risultano curiose? Guarda, a comparazione di tanti posti dove sono stato, la cultura messicana è molto simile alla cultura italiana. Perché? Perché anche per la lingua, visto che le due lingue sono latine, e l'italiano, come lo spagnolo, sono cultura latina. Quindi non dico che sia uguale, però non ci sono tante differenze come altre culture, non so, come la cultura africana o come la cultura asiatica, che sono totalmente due cose differenti dalla cultura italiana. E la cultura messicana, a me è quello che mi fa ridere, più che mi fa ridere, non saprei dire se ridere o che cosa, o che mi lascia lì un po' perplesso, è l'albur. Che si usa qui in Messico. 13 anni qua, io quando cominciano a parlarmi che fanno albur, non capisco niente. E quello mi fa ridere, perché dico, possibile che 20 anni che parli lo spagnolo, 13 anni che sto in Messico e non riesco ancora a capire l'albur messicano. Questo sì è quello che più. E come stavo dicendo anche prima, nella cultura, nel cibo, io vedo una cultura molto, ovvio, sono piatti completamente differenti, quelli messicani da quelli italiani, però vedo, mi assomigliano perché è uguale, ogni stato messicano ha i suoi piatti, sì, i suoi piatti ben definiti, però io posso trovare un mole, come dicevo prima, in qualsiasi stato, sì, uguale che in Italia. In questo culturalmente sono simili. L'italiano come vede il messicano? L'italiano in Messico non vede nella stessa forma che l'italiano in Italia al messicano. Perché? Perché l'italiano in Messico lo conosce, il messicano. Mentre l'italiano in Italia conosce Messico come il personaggio della caricatura, Speedy Gonzales. Quello che voglio dire è che c'è ancora gente in Italia che pensa che il messicano c'ha il sombrero e bigote e alto 1,30. Perché? Perché così ha visto nei mondiali, se si ricordano, nei mondiali il personaggio, no? Speedy Gonzales si chiamava, vero Sì, Gustavo? è vero, è vero. Lui. No? Insomma, l'italiano in Italia ancora pensa quello. Poi c'è un'altra cosa, ma più che italiana è europea. Il 90% degli europei che viene in ferie in Messico, dove va? Nel Yucatan, Cancun, Playa del Carmen, beh, in questa zona, no? Ci Sì. fa 15-20 giorni lì. Torna in Italia e pensa di essere stato in Messico, o torna in Europa e pensa di essere stato in Messico. E quando parlano con uno come me che vive qua in Messico, ah, sono stato in Messico, ah, dove sei stato? A Cancun. Perdonami, ma non sei stato in Messico, sei stato a Cancun. No, ovviamente non possiamo dire che la cultura di Cancun è la cultura messicana, no? Questo è quello che succede, come succede uguale per un messicano, con i messicani che io parlo, che sono stati in Italia. Ah, sono stato in Italia, bello il tuo paese, dove sei stato? Roma, Venezia, Firenze. Però l'Italia non è Roma, Venezia e Firenze. Sì, lì c'è la parte più turistica, però se tu vuoi veramente vedere la cultura italiana, non, ripeto, non devi
andare né a Roma, né a Venezia, né a Firenze, perché lì c'è c'è tutto mischiato, no? È un mischio di vari turismo, l'europeo, l'asiatico, il latino, il nordamericano, e quindi lì non vedi la cultura italiana, lì è turismo. Perché uno capisca, tu vai a Roma, vedi McDonald's, vedi Burger King, vedi Pizza Hut, tu vai a Bergamo, te lo sogni, Burger King, Pizza Hut o McDonald's, non esiste. Perché? Perché a Roma c'è turismo, però se tu entri in questo Burger King a Roma, non c'è né un italiano come cliente. E non c'è né un italiano a lavorare. Sia la gente che lavora, sia la gente che va come cliente, non sono italiani. Sì, è per far capire la cultura italiana. Cioè, un italiano non va a Burger King a mangiare. Pensa che sia il mangiare dei cani. Così forte, così. Sì, è molto forte. Ovviamente, ripeto, se vai a Firenze, ah, ma io a Firenze l'ho vista, sì, te lo dico io per primo, a Firenze c'è, a Roma c'è, a Venezia c'è, esistono queste catene americane. Perché? Perché c'è il turista che ci entra. A Bergamo hanno messo un Pizza Hut alcuni anni fa, ahorita, non, sinceramente non mi ricordo in che anno, come 10 anni fa più o meno, hanno messo un Pizza Hut. È davanti a una pizzeria storica è di 3 generazioni, aperta da più di 100 anni. La pizzeria con la gente fuori aspettando per entrare, il Pizza Hut vuoto. La gente passava davanti a Pizza Hut e diceva: mi sono dimenticato il cane, io non entro qua. Questa è la mangiata per il cane. Sì, mi spiego. Questo Questo è quello che passa in Italia. sì, è che veramente per voi quello che ho capito, i 2 anni che ho vissuto là, è che come cioè, il mangiare è un rituale, una vera, c'è un'atmosfera, e lo slow food, ripeto, l'ho menzionato prima, ma non mi stupisce il fatto che sia nato proprio da voi, cioè di persone che dicono: no, scusa, non posso immaginare mangiare come vi. In un semaforo sulla macchina mentre mangio Non un esiste pasto, in no? Italia, non vas a ver nadie come los gringos, perdon se hay algún gringo, però non vas a ver, non si vede nessuno in macchina che mangia. La gente si siede a casa sua, al ristorante, alla trattoria, dove vuoi tu, però è quasi impossibile vedere qualcuno che mangia in macchina mentre va, o anche fermo in macchina. Non è cultura dell'italiano mangiare in macchina. Che la cultura dell'italiano, sedersi a mangiare e anche sedersi in famiglia, parlare di quello che è successo, Appunto. dei problemi, non so, di qualsiasi cosa, però si parla, mentre si mangia si parla. È Appunto, appunto. Senti, non so se sia culturale. certo, non so se sia esagerazione, ma una volta ho sentito in Italia che il telefonino per quello che si usava di più era per avvisare che sono già in cammino perché si metta la pasta in acqua bollente. Dico, è Un'altra vero? cosa molto importante, un italiano non te la mangia neanche morto la pasta fredda o tiepida. Non posso io sedermi e avere già lì la pasta. Mi siedo e mi porti la pasta e deve fumare, deve uscire il fumo dalla pasta. Non può essere la pasta così tiepida. Come fanno qua, no? Ah, la riscaldo, no? In Italia questo non succede. Cioè, il mangiare è quasi sacro. E appunto, sì, e questo è vero, cioè può suonare per alcuni come dai, questo non è troppo, ma questa cura e questo amore per il rituale, così tanto come si mette in un ambiente sacro per l'atmosfera, per la liturgia, che ne so, è che veramente si percepisce una certa liturgia del cucinare, del Certo. mangiare in Italia. Per quello anche i tedeschi ci hanno dato il soprannome di spaghettini. Se vai in Germania, loro non dicono l'italiano, dicono spaghettino. Ok. Chiamano l'italiano spaghettini. Va bene.
Per questo, il motivo è quello, perché? Perché culturalmente noi abbiamo una cultura nel cibo che è sacra. Questo è bello, e questo si trasmette, veramente quando uno si trova accanto a un italiano e lo vede mangiare, lo si vede, questo è chiaro. Un punto che volevo dire, la cucina italiana è riconosciuta a tutto il mondo, questo sì, è buona e tutto, ma è molto, molto semplice. Ovvio, devi sapere la ricetta, però è molto semplice. Il mio rispetto, mi tolgo il cappello per i chef messicani. La cucina messicana, di tutte quelle che conosco io, per me è la più elaborata, la più difficile. Per esempio, perché mi capiscono tutti, per fare un chile nogada, sì, devi cappearlo, devi freirlo, devi iervirlo, ossia, cioè, devi fare quattro cozioni differenti, sì, per poter fare un piatto. Nei piatti italiani questo non esiste, una cozione per un piatto. È molto più semplice, molto meno elaborata. Interessante questo, anche fare questo paragone, sempre solo chi ha questo sguardo per tutte e due Sì. può farlo. Io Adesso vedendo varie cucine differenti posso notare queste cose, no? Ovviamente essendo sono del mestiere, scusatemi se a volte ci metto qualche parola in spagnolo, però gli anni in Messico si sentono e senza volere, non la dico perché credo che non mi capite, non la dico perché mi viene spontaneo dirla. Gli anni in Messico, la moglie messicana, il figlio che anche lui parla più spagnolo che italiano, quindi anche senza volerlo mi vengono parole in spagnolo, quindi una disculpa, mi scuso se Poi mi si viene capisce. qualche parola in spagnolo. No, ci credo, ma comunque grazie per lo sforzo anche di stare. Sappiamo che stai in due lati, no? Pensando in spagnolo e in italiano anche nel contesto. Un'ultima Perché domanda. la verità, Gustavo, che a volte quando parlo in spagnolo, senza volere, mi viene qualche parola in italiano, no? E quindi i ragazzi mi guardano e mi dicono: "Chef, che cosa vuol dire?" Vuol dire questo? Ah, è che ce l'ha detto in italiano. Ah, perdon, perdon, non mi sono reso conto. Ci credo, ci credo. Chef, una domanda, perché so del tuo tempo e ti ringraziamo sempre lo spazio che ci stai dando, ma vorrei domandarti, qual è curiosità, cioè la cosa più strana che hai mangiato della cucina messicana per Ah, te? facile. Chapulín, le cavallette, in italiano cavallette. Ok. È la cosa più strana che ho mangiato qua. In Italia ovviamente la cavalletta non si mangia. Non sì, ma assolutamente, nessun posto. Anche se mangiamo cose che magari sono un po' più schifose, per così dirlo. Per esempio Tipo? la lumaca, il caracol, la lumaca di terra, che è molto più bavosa, sembra come il nopal, no? Bavoso. Cioè, quindi, se uno non lo analizza bene, forse è molto più schifosa la lumaca che la cavalletta, perché la cavalletta mangia insetti e mangia Formiche. erba, verdura, per così dirlo, e è pulita. La lumaca sta tutto il giorno, tutto il tempo nella terra e mangia cose tutte sporche. In che zona si mangia l'almac? La lumaca si mangia più nel nord d'Italia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, tutto il nord d'Italia. Bene, Le rane, l'anca di rana è un altro piatto molto tipico del nord d'Italia, che in Messico non è molto comune. è vero, sì, no, non se ne mangia tanto. Chef Massimo, grazie per accompagnarci, per condividere la tua esperienza, la tua visione sia dall'Italia come del Messico e anche per darci questa speranza di che tutti possiamo cucinare. Sappiamo che cucinarlo a un altro livello è un'altra cosa, però il sapere che possiamo, sforzandoci un po' di cucinare, questo è una speranza che Sì, ci dà. si può fare. Diceva mia nonna, potere e volere.
Se uno vuole può, se non vuoi, se uno non vuole io te lo posso spiegare un milione di volte, ma se non vuoi farlo posso spiegartelo anche 10 milioni di volte. No, e non va, esattamente. Allora, cioè, Massimo, speriamo un giorno, se Dio ce lo permette, di fare un programma a Monterrey per vedere anche il posto dove stai lavorando, sarebbe tanto bello. Per favore, tanti saluti alla tua famiglia e i nostri migliori Certo. desideri per te. Un saluto a tutti, un abbraccio Gustavo e saluto a tutta la famiglia. Ci Altrettanto, grazie. Ciao, ciao. sentiamo, ciao. Ciao. Carissimi, questa è stata una puntata con alcune situazioni tecniche, quindi stiamo imparando ancora di come gestire questo. E infatti avevamo una testimonianza di Chris che per qualche ragione adesso non sta correndo, quindi la prossima settimana, Dio piacendo, vi mostreremo quello che ha preparato lei, perché ci condivide come conoscere l'italiano ha avuto un impatto positivo nella sua vita. Ma nel frattempo noi vi ringraziamo di averci ascoltato. Speriamo che questo sforzo di conversare in italiano con persone come Massimo, che hanno tanto da dire, sia un'opportunità per voi di migliorare nella vostra comprensione orale, di dare uno sguardo a un angoletto d'Italia. Ogni volta abbiamo avuto persone di regioni diverse e loro ci condividono le città, come la loro vita, come quali sono i piatti tipici, il dialetto, il rapporto con il resto d'Italia, eccetera. Quindi ringraziamo a tutti coloro che hanno condiviso questo, e questa volta c'è Massimo per parlare dall'angolo, quest'angolo che è Bergamo, una parte molto importante d'Italia. A tutti voi vi ringrazio, speriamo che questa opportunità apra le porte per voi l'interesse di continuare a migliorare la lingua italiana. Grazie e arrivederci.